La forza della natura è la forza della verità, in apparente lotta, ma in stretta sinergia. Il vento sfogliava il libro mostrava la ricchezza delle sue pagine, finché un soffio più deciso chiuse quel libro. Lo chiuse, quel libro rimase chiuso, ma non fu abbattuto. Nessun colpo di vento lo poté più smuovere. Chiuso ma non vinto. Il libro restava su quella bara a testimoniare che unicamente il Vangelo era stata la forza e l'ispirazione di un pontificato, che nessun odio, nessun vento di guerra, di odio a Dio e all'umanità aveva potuto vincere. Il vento e il libro raccontavano a modo loro 26 anni e mezzo, 27 anni circa di pontificato di un uomo caro che non ha torto. Molti hanno voluto chiamarmi grande proprio per la forza con cui ha testimoniato in tutti gli angoli della terra i valori del Vangelo. Quel libro è rimasto fisso davanti agli occhi del mondo, ma è stato riaperto sempre dal vento di Dio il 19 di aprile, donando alla Chiesa un nuovo Papa, Benedetto XVI. Ancora una volta, quel vento di Dio ha dato ai discepoli di Cristo, alla sua Chiesa, la guida che è pietra di fondamento sicuro della loro casa. È scritto, infatti, cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma la casa non cadde perché era fondata sulla roccia. Sono passati 6 anni da quando sei partito. Abbiamo pianto per la tua partenza. Deciso di averti accanto a sé, sei andato senza protestare. Da quel momento per te è iniziata la nuova vita. Ricordiamo il giorno dell'ultimo saluto. In piazza San Pietro soffiava il vento. Spirito Santo che soffiava su di noi. Come potremmo dimenticare la tua testimonianza nella sofferenza? Unita alla sofferenza di Gesù crocifisso. Silenzio di Cristo sulla croce. Con la tua bontà ci ricordi di amare tutti, ma soprattutto i bambini. Futuro del mondo. I giovani, sentinelle del mattino. I sofferenti, i figli prediletti dell'amore del Padre. Hai cercato tutti, in ogni angolo della terra. Ci ricordi di perdonare, come hai fatto tu. Perché anche il Padre nostro ci perdona. Tutta la tua vita è stata solo amore. Silenzio, il tuo agire, il tuo soffrire, il tuo morire, tutto è stato amore. Hai dato la vita per fare di tutta l'umanità una sola famiglia. Benedetto
Benedetto XVI, continua ora la tua opera di amore. E lui, guardando quella finestra dove tu ti affacciavi, ha sentito rivolte al proprio cuore queste parole: non avere paura. E con la sua prima lettera enciclica, Deus Caritas Est, ci dice di continuare ad amare come tu ci hai insegnato. L'amore sarà sempre necessario anche nella società più giusta. Grazie perché sei stato tutto di Maria. Grazie per averci indicato in Gesù la via della vita. Grazie per quello che fai ancora per noi da lassù. Grazie perché ci dici: io sono lieto, siatelo anche voi. Ti vogliamo bene, caro. Adesso aiutaci a dire come te: totus tuus. Santuario di Calvaria
un altro santuario molto bello in mezzo alle montagne che lui amava tanto. Grazie e che il Signore ci benedica per intercessione dell'ormai beato Giovanni Paolo II. Grazie davvero.